Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Freddy Tortin Store. Continua l'appuntamento settimanale con il montaggio del Robocop di De Agostini in scala 1-3. Siamo arrivati al numero 7. Prima di andare a vedere quello che ci aspetta, volevo dire che ci è arrivato in omaggio, a parte questa bellissima carpetta in foglio rigido, che dentro conteneva tre immagini di Robocop. Che io ho già incorniciato. Allora, la prima è questa, ovviamente una foto del set. Poi la seconda è questa iconica immagine, nonché locandina del film, bellissima, che lui che sta uscendo dalla macchina. E poi terza immagine, un'altra foto dal set. Sono foto tratte da Robocop e Robocop 2. Questi sono solamente i primi omaggi perché abbonandosi e facendo arrivare l'intera collana direttamente a casa si hanno altri omaggi oltre alle figure, adesso io sinceramente non ricordo, comunque se non sbaglio era un cappello, una borsa, le immagini e poi il piedistallo appunto per l'action figure. Comunque poi andando avanti li vedremo insieme. Allora, il settimo fascicolo, come sempre troviamo piccole curiosità sulla storia e anche la storia di Robocop che per gli appassionati è comunque un bel passatempo leggere. Poi abbiamo il montaggio, oggi parliamo della spalla destra, ok? Quindi ci riattacchiamo anche al numero 6, eh? Questo è il pezzo che andremo a montare oggi. E poi, come sempre, troviamo delle piccole curiosità. E questo è il settimo fascicolo. Questo è il pezzo che troveremo oggi, numero 7 appunto, e adesso andiamo a montarlo. Prima però di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciarci un like e attivare la campanella. Adesso vi lascio all'unboxing e al montaggio. Ok, eccoci con i nostri pezzi sopra al tavolo. Montaggio molto semplice anche questo numero e andremo sicuramente a collegarci con quello già montato, quindi dobbiamo recuperare il numero 5 e 6. Allora, cominciamo con questo pezzo che è in metallo, quindi bello massiccio, che praticamente è la spalla. Andiamo a collegare questo senza bisogno di viti, basta solamente applicarlo qua. Ok, e questo è fatto. Poi bisogna prendere, come ho detto, il pezzo precedente, quindi l'uscita 6, che troverete il video alla fine di questo montaggio, se ve lo siete persi. Poi mettiamo questo e lo andiamo a collegare. Ok, questo è il risultato finale. Perfetto, questo è tutto per il numero 7. Il montaggio è stato molto veloce e molto semplice. Stiamo andando a formare il braccio destro. Bene, per oggi è tutto. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti.